L'allarme. Che cosa succede laggiù? C'è qualcuno che si sta avvicinando alla montagna. Siamo stati scoperti nonostante tutte le precauzioni? Già, forse i raggi emessi dal Vegatron hanno abbattuto il veicolo. Purtroppo anche le nostre comunicazioni sono interrotte. Ma credo che le uova delle formiche di Vega racchiuse nella meteorite siano al sicuro dai terrestri. Zolfo. Esalazioni di zolfo. Quando lo zolfo vulcanico comincerà a reagire con i raggi di Vegatron emessi dalle nostre uova di formica... È una meteorite. E non è tutto, lanciava anche dei baioni. E si è diviso in due prima di precipitare sulla Terra. Era strana. È un UFO in arrivo. Actarus, decolla subito. Bene. Tu, Venusia, stai pronta col delfino spaziale. D'accordo. Actarus, uscita numero 2. Aprire il portello. Pronto, avanti. Bene, Goldrake è cascato in pieno nella trappola. Accidenti, ma perché i motori non si accendono? Forse ora mi sentirà. Dottor Proctor, dottor Proctor, qui è Alco. Rispondete. Alco, che cosa è successo? Ci sono formiche mostruose nel cratere del vulcano Ishiaki. Hai detto formiche mostruose? Le uova provengono da Vega, il mio raggio ciclonico ne ha spaccata una ed è uscita una formica che mi ha inseguito lungo la montagna. Lo sapevo, vengono dalla stella Vega. Dunque la meteorite che tu avevi avvistato proveniva da Vega, riconosco che non ti eri sbagliato. E conteneva certamente le uova che Alco ha scoperto. Sarà una giornata molto dura, tornate subito ai vostri posti. Un disco spaziale e formiche mostruose. Padre, che sta succedendo? Ho perso di vista il disco di Vega. Dirigiti verso la città, è attaccata da formiche mostruose. Come? Oltre il disco spaziale anche le formiche. Il disco spaziale doveva tirarti lontano, vai in aiuto di Alco. Ricevuto. Ecco di nuovo il disco. Goldrake, avanti! Thank you.
dargli tregua, attaccalo ancora! Si è verificato un imprevisto. Le formiche del gruppo A sono già uscite. E per quale motivo? Il terrestre Alcor ha scoperto le uova e le ha colpite con il suo raggio. Inviamo il mostro al punto B. Bisogna accelerare l'apertura delle altre uova. Non c'è altro da fare. Disco da combattimento, dirigersi al punto B. Bisogna far schiudere le uova di formica.